molto bene, perché ricordate che con la Francia siamo stati promotori di questa iniziativa della lettera dei nove, quindi sin dall'inizio di questo percorso, di questa tra virgolette avventura europea, ci siamo ritrovati fianco a fianco con la Francia e altri paesi, quindi è stata un'occasione un poco per scambiarci un po' di punti di vista, per valutare un poco lo stato dell'arte e per affinare anche un poco quelle che potrebbero essere le previsioni anche per domani e le strategie da compiere. Noi abbiamo una chiarezza e condividiamo la necessità che tutto sia finalizzato al più presto. È complicato, io non l'ho voluto mai nascondere, perché stiamo parlando di 27 capi di Stato, capi di governo, ci sono delle differenti sensibilità, ma sicuramente noi condividiamo con la Francia la necessità più che l'opportunità di afferrare la dimensione politica di quello di cui discuteremo domani. Non è una partita contabile, non possiamo limitarla a una partita di dare e avere, vedere chi riceve di più, chi di meno, vedere come si riceve, eccetera. Dobbiamo affermare bene il senso di una risposta europea forte, condivisa, tempestiva. Non dobbiamo perdere di vista che l'obiettivo è di una ripresa economica e sociale per tutti gli Stati membri, soprattutto ovviamente per quelli più colpiti, per quelli meno resilienti. Quante probabilità di chiudere questo fine settimana? È difficile adesso per percentuale, dipenderà, ecco, la percentuale per quanto riguarda una chiusura positiva per questo fine settimana dipende dall'approccio. Se sarà un approccio costruttivo che non perde vista la dimensione politica della decisione che assumeremo, chiuderemo senz'altro. Se invece qualcuno dovesse perdere vista questa dimensione politica, dovesse metterla giù come una partita contabile, quindi immiserendola completamente, allora sicuramente avremo bisogno ancora di lavorare. Presidente, la posta in gioco? La posta in gioco è l'Europa, non è una pronta ripresa per l'Italia soltanto, per la Spagna, il Portogallo, la Francia e gli altri paesi, è una pronta ripresa per l'Europa. La posta in gioco è la leadership europea, la competitività dell'Unione Europea nel mondo globale. Quindi se noi pensiamo che stiamo a discutere di qualche miliardo in più o in meno, di qualche condizionalità in più o in meno, chiaramente perderemo la sfida della competizione con la Cina, con gli Stati Uniti e col mondo globale. La pretesa olandese dell'unanimità nella governance è qualcosa che stravolgerebbe il progetto? Ma non mi fate entrare in dettagli, perché chiaramente adesso lasciatemi dire domani più esattamente quello che penso. Sicuramente è una richiesta che non mi appare in linea con le regole europee. Dico questo. Sarà più un problema l'Olanda o l'Ungheria, secondo me? Io credo e spero che tutti vorranno dare un contributo per affinare meglio il progetto nei suoi dettagli e tutti daranno un contributo per l'approvazione. Non mi voglio porre il problema a chi porrà più ostacoli. Voglio un approccio positivo. Grazie. Grazie. Grazie.